progetto di ampliamento del cimitero di Fabria? Sì, un progetto dell'ampliamento del cimitero previsto nel programma elettorale, era uno dei quattro studi di fattibilità e finalmente vediamo la concretizzazione di questo progetto, un pochettino rivisto perché da prima il primo studio di fattibilità prevedeva un ampliamento strutturale del cimitero e in questa nuova versione per diciamo, cercare di risparmiare sui costi abbiamo previsto un ampliamento interno nella resistente. E come verrà realizzato? E ci saranno circa 160 loculi e 10 tombe di famiglia in un'area appunto verde che verrà rivalorizzata e trasformata con 50% di edificato e un'altra parte restante verde. Come nel 2008 ci saranno delle condizioni vantaggiose per chi sottoscriverà il contratto entro il 31 di ottobre del 2014, perché entro quella data chi sottoscriverà il contratto recandosi presso l'ufficio anagrafe avrà ancora il prezzo attuale, quindi bloccato delle tariffe. Dal 1 novembre ci saranno degli adeguamenti di circa il 30% riferito al costo di costruzione, quindi conviene approfittarne e recarsi in ufficio anagrafe entro il 31 ottobre e sottoscrivere il contratto. Il progetto come si sviluppa? Ma il progetto parte dalla considerazione della scala del cimitero esistente. Fabri ha la fortuna di avere un cimitero di origine medievale, addirittura con la chiesa cimiteriale e poi con l'ampliamento ottocentesco. Quindi la nostra prima cura è stata quella di mantenere questa scala che è preziosa per una realtà urbana come quella del paese di Fabri. La previsione è quella di fare una parte che sono loculi comunali e una parte che sono tombe di famiglia. L'impianto tipologico sia dei loculi comunali che quelli delle tombe di famiglia è però unitario. L'intenzione è quella di creare una dimensione, una condizione spaziale che consente il raccoglimento, che caratterizza questo momento, diciamo, del trapasso, della fase della vita, della fase della morte, in una condizione di quiete e di rispetto per quello che è stato fatto fino ad oggi. Quando inizieranno i lavori e quanto dureranno? Ma adesso abbiamo la fase del progetto definitivo ed esecutivo che impegnerà per 2 mesi. I lavori, poi avremo la fase d'appalti, i lavori inizieranno in primavera, in 6 mesi saremo in condizione di realizzare l'opera, perché abbiamo studiato una soluzione costruttiva integralmente prefabbricata. Il costo dell'opera complessivo è di 210.000 euro.